Grazie, mi scuso anzitutto per essere arrivato con questo ritardo e questo purtroppo mi mette in una posizione di assoluta, diciamo, deficienza rispetto a quanto è stato già detto. Sono un po' in difficoltà, nel senso che è facile che poi ripeta concetti già espressi, e mi scuso anche perché l'assenza fino a questo momento aveva suscitato l'aspettativa che il convegno si concludesse prima. E a me è stato affidato il compito che si chiama intitolazione un po' generica delle riflessioni del civilista, degli aspetti civilistici, perché in realtà non c'era un profilo che mi sembrava essere in grado di analizzare in profondità. Quindi dividerò questo breve intervento solo alcune note e in particolare mi sono posto di fronte al tema così come, diciamo, una sorta di profano della materia sportiva, che decide di, secondo un metodo che di solito seguo, di prendere mosse della riflessione dalla norma. Quindi ho letto la norma, faccio riferimento all'articolo 1 della legge numero 12 del 2016, per cercare di capire quale suggestione poteva derivarmi dalla lettura di questa norma. E la prima cosa che ha colpito così la mia attenzione, questa riflessione è stata facilitata anche dalla materia che si trattava, è stato un po' riportarmi a studi giovanili e in particolare all'approfondimento di temi relativi ai fonti del diritto e con riferimento particolare alla teoria della pluralità degli ordinamenti, vale a dire quella teoria che si è nota a tutti, quasi è inutile ripeterlo, formulata nella prima metà del Novecento, del secolo scorso, da Santi Romano, e il quale deve opporsi alle teorie normativiste, in particolare coloniale dal grande teorico generale Hans Kelsen, cercò di ridare al diritto il suo aspetto più sociale, vale a dire il corpo sociale diventa se stesso norma. Questo tiene appunto a queste teorie cosiddette istituzioniste, che vedevano appunto nella pluralità degli ordinamenti delle fonti vere e proprie. E in questa prospettiva furono un po' teorizzate le varie conseguenze, i vari riflessi che queste tesi avevano, soprattutto con riferimento a ordinamenti che si distaccavano dall'ordinamento statuale, a volte entrando anche nello stesso. Si trattava di ordinamenti originali, a volte, ma questo era riservato alle organizzazioni illegali, secondo Santi Romano, cioè la società, la troppa, come veniva definita, cioè quelle organizzazioni che si oppongono all'organizzazione statale e rifiutando, quindi non operando, diciamo, conciliando il proprio interesse con quello statuale, ma invece ponendosi. Si trattava invece anche di ordinamenti che operano nella legalità e quindi conciliando il sistema dei propri interessi, del perseguimento dei propri interessi con le prerogative riservate allo Stato. E l'esempio più limpido che sempre si è recato proprio per spiegare un po' questa tesi, questa teoria, anzi della pluralità degli ordinamenti, è stato quello degli ordinamenti sportivi, degli ordinamenti delle federazioni sportive,
dell'ordinamento militare, cioè di quegli ordinamenti che tendono a una totale autosufficienza rispetto all'esercizio dei tre poteri, dell'autonomia, dell'autarchia e dell'autotutela, che in realtà sarebbe un'autodichia, vale a dire il potere di emanare delle regole impegnative, quindi autonomia, autos nomos, il potere anche di dare esecuzione a queste regole che sono state poste dal corpo sociale, e infine anche il potere di risolvere i conflitti, controversie che sorgono all'interno del corpo sociale, cioè degli appartenenti a quella società. E direi che queste caratteristiche, non lo dico io, ma è noto, si ritrovano proprio nell'ambito delle federazioni sportive. E, è molto interessante, mi è capitato di farlo, leggere i nuovi regolamenti federali, e si coglie spesso da questa lettura, proprio si avverte la distanza, la differenza che si vuole porre da parte di chi detta la regola rispetto a un ordinamento distinto come quello statuale, da cui peraltro l'ordinamento subordinato deriva in ogni la sua derivazione. Vi assicuro che quando è capitato di leggere che i principi ispiratori del regolamento di una certa federazione, tra i principi ispiratori che dovevano essere necessariamente rispettati partendo dalla federazione, c'è anche quello di rispettare i contratti che si sono leggere questo principio, che è proprio dato il senso di questa esigenza avvertita da chi imponeva quella regola, perché si avverte questo bisogno, cioè di dire ai destinatari delle norme che i contratti devono essere rispettati, perché istintivamente ci si rende conto di operare in un campo che sembra quasi sottratto all'influenza dell'ordinamento statuale. E in questa prospettiva, quindi con questa rinnovata sensibilità, mi sono posto di fronte alla lettura della legge numero 12 del 2016, che secondo me, non dal mio punto di vista, non può non essere letta nella prospettiva che ho cercato finora di evidenziare, vale a dire nella prospettiva di un rapporto, voglio dire, di conflitto tra l'ordinamento sovrano, cioè quello che si riconduce allo Stato, che è fonte della norma che stiamo analizzando, e invece le norme, le fonti normative degli ordinamenti subordinati, comunque degli ordinamenti concorrenti, in questo caso l'ordinamento sportivo. Questo particolare aspetto si coglie in una circostanza, cioè che la previsione che costituisce l'oggetto dell'articolo 1 della legge numero 12 non è una previsione che porta necessariamente a un'innovazione del sistema, perché la previsione di questo articolo in realtà era già contenuta in alcune norme di regolamenti di federazioni sportive, vale a dire, alla luce di queste previsioni, i minori stranieri potevano già essere tesserati con le stesse modalità stabilite per cittadini italiani, cioè i minori italiani. E allora, in questa prospettiva, occorre chiedersi qual è la funzione che ci si propone nel porre, nel dettare una norma di questo genere. Si pone forse un limite alla regolamentazione federale, alla regolamentazione dell'ordinamento subordinato, cioè
E che cosa si sta? Si sta imponendo un obbligo alla federazione di seguire le stesse procedure. La previsione di questo articolo quindi costituisce un limite alla regolamentazione degli ordinamenti federali, degli ordinamenti subordinati, e lo fa attribuendo il diritto ai minori stranieri che si trovano in queste condizioni di essere tesserati. Che cosa allora si vuole effettivamente esprimere? Cioè allargare il campo del tesseramento oppure restringerlo? Perché potrebbe darsi il caso di regolamenti federali che contengano una disciplina più ampia, più estesa rispetto alla previsione contenuta in questo articolo. E allora in questi casi come ci si dovrebbe comportare? Vale a dire, se un regolamento federale prevedesse che può essere tesserato anche il minore di minore di età, che però non sia nell'età prevista dall'articolo di legge, vale a dire ad esempio che sia dal residente dal territorio da un'età successiva al decimo anno, in questo caso sarebbe possibile tesserarlo? Cioè come si risolvono i conflitti che sussistono tra la previsione del regolamento federale e quello stabilito dalla norma? Questo è un quesito che campo il dibattito comunque per le conclusioni finali. E oltretutto nella stessa norma si pongono delle, si dettano delle regole a mio avviso non agevoli di interpretazione. Penso ad esempio al riferimento al fatto che questi siano, che i minori siano regolarmente residenti nel territorio italiano. Questo non so se è stato detto a me, perché questo vuol dire allora nessun contributo, però sottolineo che questo è un fatto che ha colpito anche la mia attenzione, perché mi sono chiesto che cosa può voler dire regolarmente residente rispetto a un minore, e oltretutto rispetto alle norme, no? Rispetto al testo dell'immigrazione, il minore non dovrebbe mai essere considerato irregolare, no? Quindi forse, almeno non so quale sia stata la conclusione raggiunta da chi ha parlato prima di me, ma forse in questo caso la residenza fa riferimento forse a una dimora che ad altro che alla, diciamo, al possesso di un titolo di soggiorno. Soprattutto non conoscendo, non essendo esperto della materia di esame, avendo per la prima volta in questi giorni affrontato il tema, quando sentivo parlare di bussoli sportivo mi aspettavo che dalla previsione normativa derivasse una sorta così anche di riflesso agevolativo riguardo al tema della cittadinanza, cosa che invece questa mia attesa è stata subito disillusa. Poi dobbiamo anche ora sentire questo sentire, non c'è un riflesso rispetto all'acquisto della cittadinanza e nemmeno all'agevolazione, quella che può essere la mia percezione. Ecco, per questo qui concludo con questo mio intervento. Devo dire che mi lascia un po' perpressa questo intervento normativo, perché tutto sommato sì, forse estende queste previsioni regolamentari, danno una sorta di indicazione, di orientamento a quelle federazioni, a quei regolamenti di federazioni che non comprendessero ancora questa possibilità, in questo senso allora parliamo di limite. Limite che peraltro, questo non lo dico prima, ma l'ho ascoltato, che si giustifica sul fatto che
che la, diciamo, il conflitto ordinamentale, che prima facevo riferimento, deve sempre retrocedere rispetto al perseguimento degli interessi che la legge statuale si propone, vale a dire la tutela, ad esempio, di un diritto fondamentale, in questo caso appunto l'integrazione sociale dei minori. Volendosi favorire e perseguire questo interesse, si giustifica il fatto che si ponga un limite o comunque si dia un orientamento cogente ai regolamenti e agli ordinamenti subordinati. Quindi, e questo è un po' lo scopo obiettivo che il legislatore si deve porre nel momento in cui detta una disposizione di questo tipo. Il dicevo, questa volta concludo veramente, lascia quindi un pochino perplessi, quella che è la mia sensibilità, il fatto che si sia forse fatto un passo ulteriore anche nel senso di agevolare le norme, l'applicazione delle norme anche nel caso della questione della cittadinanza, che invece mi sembra che qui non sia minimamente toccato, interessato, anche perché espressamente il legislatore si preoccupa di dire che devono comunque ricorrere tutti i requisiti previsti dalla legge 91 del 92, quindi non c'è alcuna possibilità di deroga, nemmeno per via interpretativa in ordine all'acquisto della cittadinanza, e solo il rivolgersi a uno status diverso da quello di cittadino, uno status che lo stato giuridico soggettivo riferito all'ordinamento subordinato, lo status di tesserato, se dovessimo, diciamo, elaborare in questa prospettiva accanto allo status di cittadino, ecco, viene in qualche modo inciso, influenzato anche da questa previsione. E nella stessa prospettiva non si riesce a capire, peraltro, quale sia poi il limite temporale, no, per richiedere la cittadinanza da parte del minore tesserato, che il secondo comma dice che il tesseramento resta valido fino al completamento delle procedure per l'acquisizione, ma in realtà il completamento della procedura non ha di essa quo, cioè questa procedura può essere iniziata in qualsiasi momento, quindi in teoria la validità del tesseramento resterebbe sine die valida, e quindi lasciando una certezza alla definizione del soggetto appunto interessato